Ed eccoci ragazzi per questo nuovo video. Siamo in Val d'Aosta per questo weekend in cui andrò a fare il giro del Monte Bianco. Farò vari passi tra la Francia e la Spagna e tra la Francia e la Svizzera e l'Italia e vi porterò con me. Oggi, prima giornata, sono arrivato in Val d'Aosta e mi accamperò in un campeggio. Starò qua in campeggio due notti, visto che Aosta è un po', diciamo, il centro, no? Il centro del... il punto d'arrivo e il punto d'inizio di questo viaggio, quindi di questo giro che ho in mente di fare. Campeggio è questo, vediamo se mi fanno entrare. Touring. Eccoci ragazzi, pronti per partire. Qua ci ritornerò oggi pomeriggio o serata. E dobbiamo farci questi 300 km intorno al Monte Bianco. C'è un po' di foschia, nebbia e che l'è, però speriamo, dovrebbe essere bel tempo oggi, quindi sappiamo che in montagna non è mai proprio al 100%, però si parte e va che spettacolo ragazzi, di posto già. Comunque che ho notato che questo posto è pieno di rocche, castellini. Allora, fortezze, poi anche questione delle guerre mondiali, perché qua comunque siamo a confine con la Francia, quindi poi la Val d'Aosta è sempre stata abbastanza contesa tra Italia e Francia e quindi ecco i vari insediamenti, diciamo, difensivi, ce ne sono parecchi. E qua mi fermo a fare benzina. Comunque ragazzi, benzina alle stelle, siamo quasi a 2 euro e diciamo non è il massimo. Ok ragazzi, si inizia a salire verso il primo colle, che è il colle San Carlo. Che diciamo poi ci ricondurrà sulla strada che porta al piccolo San Bernardo. Guardate qua già che spettacolo ragazzi, Colle San Carlo. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening?
lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Però che spettacolo, che spettacolo, Jazz. Sai che adesso iniziamo a scendere e andiamo a prenderci la strada per il colle del piccolo San Bernardo. Non c'erano su cartelli col San Carlo, ma non c'era niente e via, si riprende, si riparte. Bellissimo però, ragazzi. Adesso non vorrei dire, ma probabilmente quello è il Monte Bianco. È che non si vede un cacchio. Pieno, perché sennò qua sarebbe davvero spettacolare, ragazzi, spettacolare. In teoria in giornata dovrebbe anche esserci un po' di sole pieno, soprattutto sulla parte dopo Svizzera. Andremo a fare comunque. Intanto qua spettacolo, spettacolo, che posti. E ora iniziamo la salita per il piccolo San Bernardo. Poi al ritorno si farà anche il Gran San Bernardo, che è dall'altra parte, sul versante diciamo svizzero. Guardate qua che spettacolo di strada, ragazzi. La marmotta, marmottina, visto che si muove la marmotta, spettacolo, ragazzi, spettacolo. La marmotta, abbiamo visto anche la marmotta. Va qua, che spettacolo. Siamo solo all'inizio. Eccoci qua, dovremmo esserci quasi, va, che spettacolo. Wow, dovremmo esserci in teoria.
Guardate qua l'esempio di una piccola fortificazione difensiva, sicuramente prima o seconda guerra mondiale. Wow, spettacolo ragazzi. Mucche, le mucche, le mucchettine. Wow! Spettacolo! La Twill! Ora ragazzi, confine con la Francia, entriamo in Francia. Appena becchiamo il cartello. Benvenuti. Va come si apre di là ragazzi, spettacolo. Va il toro. No, sono due mucche quelle. Francia ragazzi, Francia. Col du Petit San Bernardo. Va. Spettacolo ragazzi. Ops, passa di qua. Se passa di qua. E che non faccia la foto col San Bernardo. Ma che spettacolo. Qua ragazzi si potrebbe perdere le ore a fare le foto, fare video. Davvero uno spettacolo. Guardate qua, wow! Bello ragazzi, bello! Si prosegue, va. Madonna mia. France, siamo in Francia ragazzi, in Francia. Non siamo in France. No, non sono, perché sono da solo ragazzi, quindi je suis. Comunque questo giro io l'avevo pubblicizzato ragazzi su un gruppo Facebook che sta crescendo molto, ovvero Moto Tendati Italia. È un gruppo che ho creato io e lì comunque siete liberi anche se volete organizzare voi qualcosa di pubblicizzarvi, di mettervi il vostro diciamo evento su questo gruppo. Adesso diciamo piano piano mi piacerebbe strutturare meglio questa idea, però diciamo che è un work in progress e quindi diciamo che sta prendendo abbastanza piede questa cosa, quindi e sta andando bene anche il gruppo perché ci sono molti che sono attivi. Io per ora sono unico amministratore, quindi sto cercando magari gente che possa anche aiutarmi organizzando magari lui queste cose qua, visto che comunque io lavoro
e quando ho dei ritagli di tempo riesco a organizzare, ma purtroppo non con largo anticipo e non sempre, ecco, quindi e niente, per ora è così. Però guardate che spettacolo, doveva esserci qualche persona del gruppo, però vabbè, tra valle varie e tutto, c'è chi sta male, c'è chi ritorna, è ritornato di moda anche il Covid, quindi niente. Comunque vi lascerò in descrizione video il link della pagina del gruppo Facebook, e scrivetevi se volete. E niente, a dopo. Intanto guardate qua che spettacolo, adesso scendo e andremo a prendere il Col de Roseland, che ci porterà a Chamonix Mont Blanc. Va, che bello ragazzi, storia, spettacolo ragazzi, che spettacolo.